E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete detto il titolo, andremo a giocare con le tre armi rituali. Spoiler! Fanno un po' schifo. No, non è vero, non fanno tutte schifo, ma adesso le andiamo a vedere nel dettaglio. Intanto inizio con lo spiegarvi per quale motivo facciamo un video per tutte e tre le armi rituali. Semplicemente perché non sono armi del pinnacolo, quindi non sono, diciamo, tanto speciali da meritare un video ciascuno. Di conseguenza abbiamo fatto un set unico, considerando che sono una primaria, una secondaria e una terziaria, per potervele portare tutte quante in un video. Qualcuno dirà, non è un'idea vincente accoppiare un'arma da supporto a un fucile a pompa? E effettivamente aveva ragione, solamente che... Ma adesso andiamo subito a vedere le tre armi. Prima però devo dirvi una cosa molto importante. Come potete vedere, le armi rituali hanno due file di perk, quindi sarà possibile appunto scegliere tra due perk alternativi come primo e secondo perk. Devo dire molto molto utile come funzione. Iniziamo dall'arma da supporto dell'avanguardia, primaria, avvoltoio, e andiamo subito a vedere la prima fila di perk. Questi sono fuorilegge e quarta fortunata. Ho preferito mettere fuorilegge perché, nonostante non sia facilissimo mettere colpi in testa con quest'arma, quarta fortunata alla fine mi ridà due proiettili nel caricatore e insomma non è che sia chissà quanto utile. Seconda fila di perk, osmosi e fanfara. Osmosi, che non vorrei dire una cagata, ma dovrebbe essere un perk esclusivo di quest'arma, ovvero usare le granate cambia il tipo di danno con quest'arma per farlo coincidere con la tua sottoclasse finché l'arma non viene riposta. Ovviamente in PvP è totalmente inutile, dato che il danno elementare non conta praticamente niente, e quindi ho preferito mettere Fanfarone, che come sapete è una sorta di furia che si stacca fino a 5. Prodigio predefinito sulla stabilità, e inoltre ci ho messo anche un calcio controbilanciatore che riduce ulteriormente il rinculo di quest'arma, e vediamo insomma come potrebbe funzionare. Arma secondaria, fucile a pompa, pitone di azzardo. Andiamo subito con la prima fila di perk. Straripamento o frenesia alimentare. Ho preferito mettere straripamento per un semplice motivo, ovvero che in confronto frenesia alimentare è totalmente inutile. Per quale motivo? Straripamento ci sovraccarica il caricatore quando raccogliamo munizioni speciali o pesanti. Allo stesso tempo però ci carica automaticamente le munizioni, quindi non dobbiamo appunto ricaricarle. Che comunque per un fucile a pompa, considerando che non ha una velocità di ricarica troppo alta, è veramente molto comodo. In confronto frenesia alimentare mi aumenta la velocità di ricarica quando faccio un'uccisione, è completamente inutile in confronto a quello che proprio mi annulla la velocità di ricarica. Seconda fila di perk, disorientamento degli scudi e gancio letale, entrambi abbastanza inutili in PvP. Uno perché gli scudi elementali in PvP non ci sono, e l'altro perché colpire con tutti i pallettoni è veramente molto molto difficile. Ma tra i due quello minimamente più probabile da utilizzare è sicuramente gancio letale, quindi ho preferito mettere questo. Prodigio sulla velocità di ricarica, che come ho già detto non è chissà quanto utile, e come modifica avrei voluto mettere Icaro, ma ancora non l'ho droppata. Lo so, mi faccio un po' schifo. Andiamo subito con la pesante, ovvero il Comodo 4FR, fucile a fusione lineare ottenibile dal crogiolo, come tutti quanti sapranno, dato che è l'arma del secolo a quanto pare. Prima fila di perk, nessuna distrazione o bersaglio mobile. Ho preferito mettere nessuna distrazione perché già così il flinch non è per niente basso, quindi senza non voglio nemmeno sapere com'è. Seconda fila, occhio del ciclone e respiro profondo. Qui sono stato un po' indeciso perché comunque occhio del ciclone poteva essere utile. Considerando che però è un fucile a fusione lineare, quindi necessita di un minimo di tempo di caricamento, occhio del ciclone si attiva quando la salute è bassa. Se io inizio a caricare il corpo quando la salute è bassa, sono già morto. Quindi ho preferito mettere respiro profondo, che magari stando mirato quel secondino in più mi si attiva e mi dà un piccolo boost. Prodigio in tempo di ricarica molto utile, e io ci ho aggiunto un regolatore di mira per appunto acquisire meglio il bersaglio. Detto questo, andiamo subito a vedere come si comportano queste tre armi in crogiolo. Allora, partiamo col dire che secondo me queste tre armi hanno tre livelli di utilità, skill, decidete come chiamarla, di cui sicuramente l'arma da supporto è quella più bassa, e penso che l'abbiate capito con questi singoli tre colpi. Per contro però il pompa è sicuramente la più forte, ragazzi, è devastante. Questo magari era un po' diverso, ma ecco. E diciamo che bene o male tra le due il comodo si posiziona in mezzo, perché alla fine l'arma da supporto io, ragazzi, la trovo veramente inutile. Adesso voglio cercare di farvi vedere. Ok, questo sono riuscito a ucciderlo, non so come. Però dicevo, voglio cercare di farvi vedere per quale motivo. Il pompa è mezzo buggato, devo dire, perché ogni tanto gli escono delle cose allucinanti, ogni tanto, boh, non si sa che succede.
Il comando alla fine è un buon fusore lineare, ma non è nulla di speciale, ecco. Diciamo che l'unico lato positivo che potrebbe avere in confronto ad altri fusori lineari è il fatto che comunque ha il prodigio nel tempo di ricarica, che è abbastanza buono. Ora, quelle sono le mie pesanti, quindi io vi pregherei di andarvene. Invece no! Baitiamo il pistolero. Ops, no, me l'hanno baitato a vicenda. Ok, fuggi. Ok. Vediamo di fare una bella super qua. Porca miseria. No. Please no. Crepa? Sì, yes. Scontro finale? No, andiamo sul sicuro. No, no. Dove siete? Porca miseria. Dov'è, 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 dov'è? Fermatelo, fermatelo. Ho fatto vedere in prima persona che stralipamento è veramente molto utile. E raga, il pompa io lo adoro. Il pompa veramente lo adoro. Tranne qualche volta che boh, mi si glitcha un po', non capisco cosa voglia fare. E vediamo di riuscire a far vedere qualcosa con il comodo. No, fuggi, fuggi. Oh, che culo, non mi ha visto quello. Oh shit, mi ha visto. Ok. Occhio del ciclone. No, occhio del ciclone, come si chiama? Nessuna distrazione là. Non, boh, non lo capisco come perché. Perché ogni tanto si attiva, ogni tanto no. Comunque, vedete che il fusione lineare è un buon fusione lineare alla fine. Non gli si può dire niente. Però, diciamo che non è chissà quanto speciale, ecco. Certo, sicuramente è migliore della mitraglia dell'arma da supporto, che è completamente inutile. Ok. E penso che l'abbiate visto. Vabbè, poi io non capisco perché quando parlo male di quest'arma riesco a killare e poi no. Però sicuramente tra i tre il pompa è il pezzo migliore. Vediamo se riesco a fare un bel pezzo qua. Nope. Nope. No. Il lato negativo dell'arma da supporto in realtà non lo capisco nemmeno io bene. Cioè, il fatto è che secondo me è molto molto buggata, nel senso che non funziona come dovrebbe. Cosa intendo? Che la maggior parte dei colpi non entrano o entrano in ritardo. Spesso si glitcha, non so che cosa succede, non entra un colpo in testa. Ok, questo è un altro discorso. Diciamo, trova la sua utilità solamente da distanze molto molto corte. Poi è anche vero che io la sto utilizzando insieme a un buon pompa. Quindi la maggior parte delle volte che devo utilizzarla dalle sue distanze non la utilizzo perché sto andando col pompa. Ma porco. Quindi è anche vero che magari potrebbe essere utilizzata meglio utilizzandola magari con un impulso, con una ricognizione, per dire. Ecco, per esempio, cose del genere ogni tanto capitano con questo pompa e non capisco perché, cioè porca miseria, ero lì mirato, gli ho sparato e non è morto. Tra l'altro non vi ho detto come si prendono queste tre armi. Allora, partiamo un attimo dall'arma da supporto, che ovviamente si prende nell'avanguardia, cioè negli assalti facendo le kick appunto con l'arma da supporto. Incredibilmente non l'avreste mai detto, immagino. Oh porco! Era Gesù quello, si trasportava peggio di un boh. Dicevo, l'arma da supporto si ottiene facendo kill con l'arma da supporto appunto negli assalti molto semplicemente, ottenendo punti, uccidendo in generale i nemici e facendo kill con l'arma da supporto in area. Io personalmente ho semplicemente preso una qualunque arma da supporto, per fare le kill in area ho preso il pezzo dello stregone che ti fa rimanere appunto in area mentre... Dicevo, ho usato il pezzo dello stregone che ti fa rimanere in area mentre miri. Quindi non è stato per niente difficile fare le kill in volo. Per quanto riguarda appunto le kill, mi è bastata una semplicissima arma da supporto, non è niente di difficile. E i punti da ottenere con le kill aumentano più velocemente se utilizzate un'arma da supporto. No, cazzo. Per il fucile lineare non sto nemmeno a dirlo, penso lo sappiate tutti quanti. Bisogna fare appunto uccisioni con il fucile lineare, arrivare a pro nel grado glorioso, quindi in classificata, in ranked, in competitiva, come si chiama. No. No.
si teletrasporta peggio di Gesù. Che poi Gesù non si teletrasporta. Perché dico sta cosa? Vabbè. Facendo le kill in testa con l'arma da supporto, sì, con l'arma da supporto, con il fucile lineare, e facendo le kill in generale con il fucile lineare. Qui non sto nemmeno a dirvelo, arbalesta e via. E tra l'altro, mini spoiler, uscirà un video a tema giovedì, se non sbaglio, se riesco a farlo uscire giovedì. Ma è aperto questo coso? No, non ne avevo idea, raga, è la prima volta che guardo là in alto. Cazzo, si è abbassato. E per il pompa invece dovete fare 500 kill con il fucile a pompa, in azzardo ovviamente. Non mi ricordo quante kill, mi pare 150 kill a bruciapelo, sempre in azzardo. E arrivare al grado prode di azzardo, appunto. Per quanto riguarda il grado prode non è difficilissimo, dovete arrivare, se non sbaglio, a 2500 punti. Per le 500 kill che potrebbero sembrare infinite, ma in realtà non lo sono, perché vi basta molto semplicemente uccidere i guardiani. Se uccidete i guardiani, le kill valgono per 10. Quindi vi basterà uccidere 50 guardiani, fortuna quella è scarsa. Io ci ho messo 3 partite per farlo, quindi non è per niente difficile, lo assicuro. Basta invadere. L'ho preso in testa, ma come cazzo ho fatto? Le kill a bruciapelo invece sono kill semplicemente fatte da molto vicino, quindi andate in PvE perché non vale l'aumento per i guardiani stavolta. Andate in PvE contro i nemici normali, contro i combattenti, come li chiama adesso il gioco, e killate da vicino. Ok. No, mi sono incastrato, no. Porca miseriaccia. Ok, ciao, eh. Quindi alla fine in realtà sono molto facili da ottenere. Perché sono stupido, perché sono stupido. Dicevo, in realtà sono molto molto facili da ottenere. Non serve farmare più di tanto. In 3 giorni le avete preso tutte e 3. Ed è questo un po' l'aspetto che mi fa storcere il naso. Questo se non la smette di teletrasportarsi con questi corpo a corpo volanti. Dicevo, questo è l'aspetto che un po' mi fa storcere il naso. Perché già il DLC non ha tanta roba. In più se mi metti anche delle armi rituali che non sono più di tanto utili, perché non hanno abilità particolari, e ci metti anche un niente a farmarla. Certo, ovviamente è proporzionale all'utilità al farming, però incredibile, ho fatto quasi 2 kill con l'arma supporto. Incredibile, quasi 3 kill. Corpo a corpo. Vai, arma da supporto, devastante. Ok, no, se l'abbinate devo dire ha qualcosa di utile. Dov'è? Dov'è? Dove sono tutti? Porca miseria. L'arma da supporto rivelazione in questa partita, raga. Malpompa, è sempre quello. Non ha manco preso danno quello. Mi scherzavo. L'ho detto, raga, il pompa è mezzo buggato, perché ogni tanto gli scappano quelle cose stupide. E poi, capito, no, questo lo sciotto come niente. Ma comunque, raga, straripamento penso sia il perk più utile del mondo su un pompa, eh. È veramente comodissimo. Non sarà particolarmente forte per quanto riguarda magari gunfight. Oh. Mentre usiamo l'arma in sé, però prima è veramente devastante. Lo sapevo io che quel pompa sarebbe stata la mia fine. Quindi, ovviamente il video non era su questo set, anche perché altrimenti non fate più di 25 kill, ve lo dico. Quindi non provate ad utilizzarlo. Ma in sostanza io posizionerei in ordine crescente di potenza, diciamo, le armi in questo modo: avvoltoio, comodo e pitone. Il pompa è veramente molto forte, raga. A parte quei momenti in cui si dimentica di essere un pompa e si crede, non lo so, una piuma, quindi non fa niente al nemico. Per quanto riguarda il fucile lineare, sì, è carino, ma non è nulla di specialissimo. Considerate che ci ho fatto 54 kill quando l'ho preso, e l'ho preso il secondo giorno che è uscita la stagione, quindi poco meno di una settimana. E l'arma da supporto, diciamo che spero sia forte in PvE. Detto questo, ragazzi, direi che se il video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate e condividete. Lo dico a tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che c'è la trollissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Siamo la tua salvezza.